Le impronte papillari gli sono state fatali grazie ai rilievi della polizia scientifica. È stato infatti individuato un ladro che svaligiò una casa a Vittoria lo scorso 7 agosto. Il proprietario dell'appartamento, un 69enne nato a Scicli ma residente da anni a Vittoria, denunciò presso gli uffici del commissariato di polizia di Vittoria che ignoti ladri si erano introdotti nella sua abitazione di via Vicenza da una porta finestra del piano terra, forzandola. Dentro casa avevano rovistato tutti i mobili e si erano impossessati di 3 televisori e di collane bracciali di bigiotteria, causando un danno di circa 2.000 euro. Sul posto era intervenuta la polizia scientifica che, dopo aver preso le impronte ai proprietari per escludere le loro dalle indagini, aveva preso tutte le impronte presenti sul luogo del furto. I frammenti di linee papillari latenti acquisite durante quel sopralluogo hanno permesso di attribuire responsabilità penali a carico di un ventenne vitoriese, giovane ma già pluripregiudicato, attualmente agli arresti domiciliari perché è ritenuto responsabile di un altro furto in abitazione.